dove da due minuti è cominciata la partita valida quale semifinale di Coppa Campioni fra Inter e Real Madrid. Vi ricordo il risultato della gara d'andata, 2-0 per il Real. Avete visto che l'Inter ha colpito un palo con colpo di testa di Proasca. Grande entusiasmo a San Siro. Vedete l'austriaco che si dispera, bella la sua deviazione aerea con palla che è andata a sbattere sul palo e poi è stata ribattuta in angolo. È il secondo corner che batte l'Inter, che deve recuperare, vi ricordo, i due gol subiti a San Siro, ancora a Santiago Bernabeu, ancora un traversone con palla sul fondo. Stracolmo lo stadio milanese per un incasso di 813 milioni che costituisce il record assoluto nella storia degli incassi calcistici in Italia. Vi do le formazioni delle squadre, l'Inter gioca con Bordon, Bergomi e Pasinato, Marini, Bini e Caso, Proasca, Altobelli, Beccalossi e Muraro. Per il Real sono in campo Agustin, Cortés e Camacho, Stiliche, Sabirio e Del Bosque, Juanito, Angel, Santillana, Navajas e Isidro. L'arbitro è il signor Poné della Federazione Belga. Entriamo nuovamente in cronaca. Juanito, il recupero è di Muraro, Bergomi sulla palla. Marini che lancia in avanti ma è libero Navajas che porta la maglia numero 10 a ribattere. Ancora Marini che allarga in direzione di Canuti. Tifo infernale. Ecco Canuti che si appresta al traversone un po' arretrato. Finisce per servire Del Bosque che dà al capitano Santillana. Da Santillana in direzione di Cortés, il quale allunga per Camacho. Ecco il traversone di quest'ultimo su Bordon che esce e blocca. 4 minuti di gioco a San Siro tra Inter e Real Madrid, al risultato di 0-0. Vi ricordo al secondo minuto un palo colto da Proasca su azione proveniente da calcio d'angolo. Gara di fondamentale importanza naturalmente per l'Inter, chiamata a recuperare i due gol di svantaggio sofferti nella partita d'andata di due settimane fa al Santiago Bernabeu di Madrid. È in azione Caso, intercettato il suo lancio è Isidro che è un difensore pur portando la maglia numero 11 che ha dato a Santillana. Ancora in direzione di Isidro che si libera del pallone su Navajas, il quale ha un controllo irregolare nel senso che commette fallo ai danni di Beccalossi. Già battuta la conseguente punizione, Beccalossi puntata in avanti verso Muraro anticipata da Cortés. Da questi allo straniero del Real, Stiliche. Ecco il tedesco che si avvicina all'area, allarga in direzione di Isidro il traversone di quest'ultimo con palla direttamente sul fondo. Vi ricordo che nella squadra di Madrid c'è un altro straniero, l'inglese di colore Cunningham, che non gioca perché è infortunato. Nell'Inter mancano Baresi, squalificato, e Oriali, che Bersellini non se l'è sentita di arrischiare questa sera dopo due mesi di assenza. Caso in azione. Beccalossi. Atterrato, c'è calcio di punizione. Il fallo è stato commesso da Angel. Caso, ancora su Beccalossi, sul quale si fondano molte speranze stasera, accenno di raddoppio della marcatura del Madrid, palla recuperata con Stiliche, affidata poi a Angel. Quindi in azione Juanito, Camacho, Isidro, stringe su di lui Pasinato e lo ferma in fallo laterale. Formazione aggressiva quella dell'Inter, ci sono due soli marcatori puri, Bergomi che gioca su Anito e Canuti che gioca su Santillana, il libero è Bini, Marini vedete ha la maglia numero 5 ma praticamente funge da centrocampista aggiunto, eccolo che si sgancia in avanti, il passaggio in direzione di Bini, verso Muraro, va a chiudere Navajas, il libero in fallo laterale, il suo rilancio anzi no, resta in campo e Marini che va a recuperare il pallone. Si fa vedere, riceve Pasinato, chiude Navajas ancora in palla laterale su di lui. La rimessa è dello stesso Pasinato, da a Caso,
traversone immediato di Camacho, il colpo di testa, la rovesciata di Beccalossi e la comoda parata di Agustin, è il portiere di riserva del Real. Il titolare infatti è García Ramón, che proprio stamattina è stato operato al ginocchio, dovrà star fermo un anno. Marini sulla palla, Caso. Marini. Caso. Va a chiudere su di lui Del Bosque. Il passaggio è su Beccalossi. Tocco per Bergomi, Bergomi in area. Poi recupero ancora di Angel. Palla per Juanito. Buono il suo dribbling. Juanito è un giocatore molto pericoloso e autore di uno dei due gol con il quale il Real ha battuto l'Inter all'andata, l'altro è stato di Santillana. Ecco il passaggio di Juanito proprio per Santillana, che si gira, tiro e palla fuori di un soffio. Grosso pericolo anche per l'Inter. Avete visto la combinazione delle due punte del Real, inquadrato Santillana, l'autore del tiro. Siamo all'ottavo minuto di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Bini. Vi ricordo che la partita è valida quale semifinale di Coppa Campione. Le altre due squadre che si sono qualificate per le semifinali sono il Bayern di Monaco ed il Liverpool. Ecco il traversone di Altobelli. C'è un tocco all'indietro fortuito di Camacho e Agustin blocca. Palla ad Angel. Cortés. Stiliche in posizione di ala destra, Caso su di lui, va via Stiliche, ecco il traversone, è Canuti che mette fuori, l'anticipo di Camacho ai danni di Proasca, il recupero ancora di Caso, il passaggio indirizzato su Marini che fa filtrare il pallone, si scontra con Del Bosque e l'arbitro, che vi ripeto, il signor Ponné della Federazione Belga, comanda il calcio di punizione per l'Inter, di Proasca, il lancio lunghissimo per lo scatto di Muraro, è andato a chiudere Navajas facilitando l'intervento di Agustin. Angel. Partita molto veloce, il tocco all'indietro è stato di Del Bosque, il controllo è di Navajas, ancora Angel. Stiliche. Buon lavoro del tedesco che poi di punta indirizza su Del Bosque, sbandieramento del guardaline e azione nulla, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Inter, impostata molto bene da Boskov la squadra del Real, ha superato indenne la fase della partita che temeva di più, proprio quella iniziale, in effetti l'Inter non è stata fortunata avendo colpito un palo proprio in avvio con Prohaska. Poi però l'azione dell'Inter non è riuscita a provocare pericoli troppo seri per il portiere Agustini, che ora avete visto ha bloccato un non difficile colpo di testa di Muraro. Isidro. Agustini. Bergomi. E c'è il fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco a San Siro. Tra Inter e Real Madrid il risultato è di 0-0. Per il Real resta immutato il vantaggio di 2-0 maturato nella gara d'andata. Il risultato del primo tempo è di 0-0, naturalmente è un risultato che lascia pienamente soddisfatti i giocatori del Real, anche e soprattutto in considerazione del fatto che è maturato attraverso un gioco spesso veramente piacevole da parte del Real. L'Inter ha colpito un palo, ora l'Inter in avanti con Marini, ecco il traversone, il colpo di testa di Sabino, fuori area raccoglie Bergomi, allarga in direzione di Pasinato. Bergomi fa filtrare il pallone a centro area, nessuno degli interisti si muove, comodo l'intervento di Agustini. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo. Juanito, saltato Bergomi, cross al centro, Santillana si aiuta con le mani nei confronti di Canuti, l'arbitro Ponné, che tutto sommato ha diretto bene questo incontro, comanda il calcio di punizione a favore dell'Inter. Bini. Caso. Il
Proasca. Buono l'appoggio per lo scatto di Bergomi. Bergomi ha un dribbling troppo lungo, interviene su di lui Camacho, finisce per effettuare gli stessi un traversone sul quale si proietta Altobelli, fermato però da Cortés. Sbagliato il passaggio di quest'ultimo, Marini sulla palla. Muraro. Muraro prova l'azione solitaria, poi effettua un lancio, non saprei come definirlo altrimenti, che termina direttamente a fondo campo. Gran tifo all'inizio della partita da parte dei sostenitori dell'Inter, che però poi lentamente si è andato affievolendo, anche per la evidente dimostrazione di ottima intelaiatura da parte dei giocatori del Real. Proasca in azione, pregevole il suo controllo, ora però dovrà cercare un compagno a cui dare il pallone, non lo trova. Angel, Juanito, intake su di lui Bergomi in azione. Bergomi allarga su Muraro, prova il tiro Muraro, è una fiondata abbastanza insidiosa che Agustin non può bloccare. La palla termina in angolo, rivediamo, vedete Bergomi in azione, si allarga Muraro, esterno il passaggio, il tiro di destro pronto di Muraro, Agustin si rifugia in angolo. È il sesto tiro della bandierina a favore dell'Inter. Colpo di testa ancora di Bergomi, para Agustin. Santillana verso Stiliche, a di fronte Marini, ancora su Santillana al passaggio. Fermato Angel da Proasca, palla per Muraro. Muraro lancia in direzione di Beccalossi, sul quale però in vantaggio Isidro, l'ultimo a toccare Beccalossi, la rimessa del Real. 3 minuti di gioco nel corso della ripresa, risultato 0-0, Real che viaggia tranquillo sul vantaggio di 2-0 ottenuto nella partita del Santiago Bernabéu 2 settimane fa a Madrid. Camacho. Angel, si muove moltissimo Camacho, vedete che ora suggerisce il passaggio in posizione di ala destra, ecco il traversone, attenzione alla testa di Santillana, arriva però Canuti e mette in angolo, è il primo corner a favore del Real Madrid, l'Inter ne ha battuti 6. Intanto mi giunge una comunicazione a Monaco di Baviera, il risultato finale è stato Bayern-Liverpool 1-1, pertanto essendo terminata 0-0 la gara d'andata si qualificano per la finalissima gli inglesi del Liverpool. Un colpo di testa ancora e la palla a fondo campo, quindi se il Real o l'Inter, quale delle due otterrà la qualificazione per la finalissima, dovrà vedersela con i rossi inglesi del Liverpool, che a sorpresa sono riusciti a qualificarsi sul campo del Bayern. Bini intanto ha dato a caso. La finale, vi ricordo, è a Parigi il 27 maggio, in gara unica. Beccalossi dà a caso. Ancora Beccalossi. Palla per Canuti, Altobelli, triangolo su Canuti, su di lui è andato a chiudere Navajas, poi questa rovesciata è di Camacho e la palla è messa ancora in fallo laterale. Come vedete l'Inter abbozza qualche offensiva ma raramente giunge a conclusioni che siano dotate della sufficiente pericolosità. Del Bosca. La palla gli sfugge in fallo laterale, quindi la rimessa sarà dell'Inter. Prohaska. Beccalossi. Caso. Pasinato. Cerca spazio Pasinato.
Da verso Bergo, mi colto in leggero controtempo, il passaggio lì dietro è per Marini, il suggerimento è ancora su Beccalossi. Beccalossi poi effettua un traversone che termina ancora a fondo campo. Nulla da fare. Il rinvio di Cortés è su Angel. Stilicher. Angel. Perde palla sul raddoppio degli interisti. Beccalossi, attaccato irregolarmente dallo stesso Angel alle spalle. Beccalossi a Proasca. Ancora Proasca. Fermato in fallo laterale da Camacho, che gioca in marcatura su di lui. Però non si limita a francobollare l'austriaco, ma spessissimo, come fa anche Stilicher, si fa vedere dai compagni per il passaggio di disimpegno. Lotta gagliardamente Marini, il passaggio è per Bini, forse troppo lungo, Bini riesce a toccare in direzione di Beccalossi. Beccalossi in profondità per Bergomi. Isidro, Bergomi recupera il pallone, lo mette a centro area. Agustin con ottimo riflesso lo blocca. Bravo Bergomi, che vedete rientrare, e bravo anche Agustin. Ecco, vedete Bergomi che ha recuperato il pallone. Di destro mette al centro Agustin, sembrava in ritardo, ma con un colpo di reni recupera il tempo. Intanto in diretta vedete nuovamente le immagini con Bordon che ha dato a casa. Da questi a Bini. 8 minuti della ripresa, 0-0. Passaggio sbagliato di Bini, che mette direttamente in palla laterale regalando il pallone al Real. La rimessa su Del Bosque effettuata da Juanito. Da Del Bosque a Isidro. Da Isidro ad Angel. Da questi a Stilicher. Angel scatta in posizione della destra. Questa volta converge al centro Stilicher, che batte sullo scatto Marini, il quale rinviene dalle spalle e commette fallo. Punizione per il Real. Si spera sempre, come può avvenire, che le cose cambino nell'arco di una partita di calcio, però fino a questo momento occorre dire che il Real Madrid ha comodamente mantenuto il risultato in bianco. C'è da sottolineare ancora una volta, per quel che valgono le recriminazioni, quel colpo di testa di Proasca che è andato a finire sul palo proprio in apertura di partita, e forse se fosse terminato dentro avrebbe costituito una iniezione di fiducia per l'Inter e avrebbe un po' demoralizzato il Real, che invece col trascorrere dei minuti è venuto fuori. Ora va alla punizione con questo Cortés, il cui tiro è ribattuto, e però Angel sulla palla, la scodella al centro, Santillana di testa indirizza verso Juanito, c'è un provvidenziale intervento di Proasca, palla ancora per Stilicher, e poi Altobelli che recupera il pallone, lo lancia su Muraro, che deve vedersela con Cortés, controlla Muraro. Marini. Beccalossi in posizione di ala sinistra, Marini preferisce effettuare un traversone al centro, respinto, palla per Pasinato, destro di Pasinato, ribatte Camacho, palla per Juanito. Del Bosque. Vedete come si trovano i giocatori del Real? Buon recupero da parte di Pasinato, che ora galoppa veloce in profondità, deve vedersela con Camacho. Camacho, vedete, lo anticipa facendo terminare il pallone in fallo laterale per la rimessa dell'Inter. L'effetto è lo stesso Pasinato, nessuno va a suggerire il passaggio, solo caso nei pressi. Ora Prohaska. Prova al sinistro, ribattuto, respinta dello stopper e poi conclusione alle stelle di Marini. E sono 11 minuti nel secondo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0. Naturalmente il tempo gioca a vantaggio del Real, che fin quando riuscirà a mantenere inviolata la propria rete potrà giocare con la disinvoltura che ha mostrato fino a questo momento. Marini. Caso. Viene anche Bini.
triangolo, il passaggio è stato di Beccalossi, ancora Bini, tiro e gol di Bini, si sblocca la situazione, ottima iniziativa del libero interista, siamo all'undicesimo, ecco che rivediamo, vedete il primo tocco di Beccalossi per Bini. Bini dà a Muraro che gli gira benissimo il pallone, c'è l'anticipo netto di petto di Bini che filtra a centro area, vedete la posizione vantaggiosissima, il suo sinistro non da scampo ad Agustin, l'Inter in vantaggio per 1-0. Naturalmente il gol fa esplodere l'entusiasmo della folla che vedete assiepata sulle tribune di San Siro e ora la partita riassume interessi che sembravano andarsi sopendo col trascorrere dei minuti. Ora l'arbitro sta parlando con un dirigente dell'Inter mentre rivediamo ancora la fiorete, l'ottimo passaggio di ritorno di Muraro per l'inserimento di Bini, due triangoli quindi hanno propiziato questo gol dell'Inter che vedete il libero e capitano interista mette dentro di sinistro. Intanto la partita è ripresa. Vedete Santillana, ecco che rivediamo la fase finale della precedente azione, Santillana è riuscito ad anticipare Canuti ma la palla è terminata sul fondo. Caso, vedete, ancora la forza per proporre questo nuovo attacco dell'Inter, Beccalossi dal centro, c'è una deviazione forse con un braccio giudicata irregolare, Stilica. L'arbitro non ha ravvisato la volontarietà e ha fatto proseguire Juanito. Caso lo ferma, bravissimo Caso, Altobelli lancia verso Muraro a Marini a Bini, Altobelli tenta l'azione riuscita in precedenza, Stili che anticipa tutti, anche il proprio portiere, e riesce anche a evitare l'angolo, sottolineata da applausi del pubblico questa nuova sortita offensiva di Bini. Ora c'è la sostituzione e speriamo che sia la volta buona ed è Marini, visibilmente zoppicante, che esce e lascia il posto a Pancheri. Quindi Pancheri al posto di Marini e non di Caso che continua a giocare. Muraro, Altobelli, riesce a girarsi, a effettuare il traversone, c'è il colpo di testa di Beccalossi sul fondo. Perde tempo la Real, tutto il mondo e paese, l'arbitro è andato a richiamare Agustin che finalmente, vedete, si accinge a effettuare la rimessa. Un Inter volitiva, tenace, che ha trovato però un ostacolo molto grosso in un Real Madrid straordinariamente disposto sul terreno di gioco. Santillana intanto perde palla ad opera di Pancheri, Altobelli in azione, Juanito allunga la gamba, Altobelli in ritardo sull'avversario, commette fallo, preciso, Ponné ravvisa l'irregolarità e comanda la punizione per il Real, mentre a bordo campo sta scaldandosi anche Ambu. Mancano 7 minuti alla conclusione della partita, l'Inter è in vantaggio per 1-0 sul Real, ma non basta. Sabido, Angel, Del Bosque fermato in fallo laterale da Bini. Pochissimo tempo ormai a disposizione dell'Inter per segnare quel secondo gol che darebbe diritto agli interisti di disputare i supplementari. Il Real, vedete, dopo aver subito un attimo di sbandamento subito dopo il gol di Bini, ha ripreso a giocare lontano dalla propria area di rigore. Ecco Bergomi, ecco Caso, senz'altro tra i migliori della sua squadra stasera, allarga in direzione di Canuti. Canuti può dare a Pasinato,
Ecco Pasinato che si mette un po' a rilento in azione. Santillana, buono il suo slalom fra due avversari, può portare a spasso la palla per il campo in una zona morta, la cede poi allo stopper Sabido, accanto al quale c'è Del Bosque che dà Stiliche. Anche il tedesco effettua un retropassaggio a Del Bosque, da questi a Juanito, da Juanito verso Stiliche, ma il passaggio è sbagliato. Altobelli regala nuovamente il pallone alla Real. Juanito attaccato da Pancheri in modo falloso, punizione per il Real. In questo momento mancano esattamente 5 minuti alla conclusione della partita, l'Inter è riuscita a sbloccare il risultato, ma l'1-0 con il quale conduce sul Real non è sufficiente. Matte Del Bosque. Certo all'Inter non si può rimproverare nulla, se non forse il fatto di avere lasciato una certa libertà d'azione al centrocampo ai giocatori del Madrid. Ora è Caso in azione, viene visibilmente disturbato da Pineda, il calcio di punizione per l'Inter. Sta per batterla Bini. E bisogna assolutamente in qualche modo riuscire a portare il pallone nei pressi dell'area del Real, altrimenti tutto è vano. Una nuova sgroppata di Canuti, che poi si ferma. Dà all'indietro a Bergon. Vedete quanta fatica fa l'Inter per avvicinarsi solo all'area del Real. Bini, Caso, verso Bini, Stili che intercetta, c'è fallo di mano, dice l'arbitro, la punizione per l'Inter, battuta da Caso a favore di Pancheri. Pancheri indirizza ancora all'indietro su Canuti, anche a costo di buttare i palloni in avanti in qualche modo, bisogna assolutamente portarli in area avversaria. Ecco la traversione di Bergomi, il colpo di testa è stato di Del Bosque e ha l'opportunità il Real di riportarsi in avanti con questa azione di Pineda che allarga su Juanito, ancora il passaggio in profondità su Pineda, Pancheri lo ferma, lo aggira bene, da Caso. Poco più di 3 minuti alla conclusione della partita, ancora l'Inter in avanti con Pasinato. Pasinato di fronte Del Bosque, lo salta, ora può effettuare il traversone, eccolo effettuato a centro area. Altobelli si gira, effettua la rovesciata e compie un miracolo Agustin mettendo in calcio d'angolo. Splendida rovesciata di Altobelli, rivediamo, vedete c'è il traversone di Pasinato, la palla a centro area ed è Altobelli che arresta, poi effettua la rovesciata con il portiere che è bravissimo a distendersi tanto quanto è lungo e a mettere in angolo. Intanto mentre rivedevamo l'azione di Altobelli c'è stata una nuova deviazione a fondo campo di un difensore del Real e quindi l'Inter batte un nuovo angolo. C'è, vedete, parecchia stanchezza tra i giocatori interisti, anche Proasca è afflitto da crampi. Si è rimesso l'austriaco che sta per battere l'angolo, angolo che però non viene battuto perché c'è un nuovo avvicendamento nelle file del Real. Sta per entrare in campo il numero 15 García Hernández. Perde tempo, speriamo che l'arbitro ne tenga conto, manca pochissimo alla conclusione. Lascia il terreno di gioco il tedesco Stili che ed entra in campo al suo posto con il numero 15 García Hernández. Fuori dunque Stiliche ed è Proasca che finalmente può battere. Ecco la battuta, si distende e mette in fallo laterale Navajas. Pasinato alla rimessa, Beccalossi ancora anticipato dall'ottimo angle in fallo laterale, effettua gli stesso la rimessa. L'Inter accelera alla conclusione dei tempi regolamentari, manca pochissimo, vedremo se l'arbitro effettuerà qualche recupero. A terra Altobelli, poi Beccalossi che effettua un traversone che termina direttamente sul fondo. Era terminato a terra in area di rigore Altobelli, però mi pare di aver visto che sia scivolato da solo il giocatore dell'Inter.
meno di un minuto alla conclusione dei 90 minuti regolamentari, quindi l'Inter spende le ultime sue speranze per riagguantare proprio in extremis il Real. È un'impresa molto molto difficile, è caso che allunga indirizzando su Bordon. Ci sarà qualcosa da recuperare, speriamo che l'arbitro Ponne, che tutto sommato ha ben diretto questa partita, ne tenga conto. Bini, ormai l'Inter deve produrre l'ultimo assalto. Bini in azione, viene fermato irregolarmente da Del Bosque, interviene Ponne e comanda il calcio di punizione. Tutta l'Inter in avanti, è rimasto all'indietro solamente Caso, ammirevole per dedizione, scade in questo istante il 90° minuto. Proasca, ribattuto da Camacho il suo lancio, ma la palla è su Pasinato che può effettuare questo traversone. C'è il colpo di testa di Bini, c'è un tentativo di rovesciata di Muraro, l'arbitro ravvisa il gioco pericoloso e comanda il calcio di punizione a favore del Real Madrid, e probabilmente su questa azione si spengono le ultime speranze di un Inter che ha provato tutto quant'era nelle sue possibilità per raddrizzare la situazione che si era venuta a determinare sul terreno del Santiago Bernabeu 2 settimane fa. In quell'occasione il Real segnò 2 gol, l'Inter, pur avendo avuto qualche ghiotta occasione, non riuscì a perforare la porta del Real e il risultato finale di 2-0 risulta praticamente determinante. L'Inter stasera è riuscita a segnare. Ecco il pallone di riserva che viene lanciato sul terreno di gioco, siamo ormai un minuto abbondante oltre il 90°. Il pubblico sfoga la sua delusione lanciando, cosa sempre riprovevole, qualche oggetto di troppo sul terreno di gioco. Ecco la battuta, si prosegue, la palla termina direttamente in palo laterale. Il gol di Bini, messo a segno all'11° della ripresa, aveva fatto fiorire molte speranze nei tifosi dell'Inter, ma occorre sottolineare il fatto che nel computo delle due partite forse il Real ha meritato la qualificazione. Ecco il fischio finale, delusione per gli sportivi dell'Inter, un Inter che lascia con onore il torneo più prestigioso a livello europeo, la Coppa dei Campioni, è stata sconfitta per 2-0 a Madrid, è riuscita a vincere ma solo per 1-0 qui a San Siro per effetto del meccanismo delle reti, passa alla finalissima contro il Liverpool il Real Madrid. Vi ricordo, mentre vedete i giocatori del Real che si abbracciano, il risultato finale qui allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la partita di ritorno valida per la semifinale di Coppa dei Campioni. Inter batte Real Madrid 1-0, gol di Bini, passa però alla finalissima il Real. Gentili signore e signori, grazie per la cortesia.